benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! E dove abbiamo trovato tutti i nuovi diamanti universali, si è aperto un nuovo portale nel blu, dipinto di blu, e siamo pronti! Mi sembra che l'ho già visto morto! Che bello! Che posto è? È un posto ifido! Non si torna indietro, non c'è più ritorno! La sfida finale, ogni volta che lo diciamo non lo è mai, quindi non diciamo niente. Una leva. Piazza sullo smeraldo. Ciao Zombius. Ciao Zombie, buttiamolo giù, buttalo giù. Mi sono fatto. Dai. Bravissima, di là non c'è niente. Che brutto. No, ma io ci vado lo stesso. E qui il problema. Invece c'era. Evviva! Ok, abbiamo trovato e abbiamo tolto quella specie di pannello giallo. Sai che sono tornato? Ed è tornato giorno, infatti. Via! Glass Minion, tipizzati. Sì, non mi fa tipizzare. Come si fa tipizzare? Non so che dirti, mi stava anche ammazzando qualcuno. Vabbè, ho capito, ma anche vicino alla villa. Ma che nanetti da giardino violenti hai preso al mercato? Esperta. Ok, è bello quando fanno queste cose qua, perché i nemici non serve che li ammazzi a pugnetti, basta che li butti nel sotto. Vuoto. Sotto vuoto zombie. Una marca di zombie alquanto saporita. Hai visto? La piattaforma ci fa la linguaccia. Ma che tenerezza, pronta? No, non ero pronto. Salto perfetto, sì. Fai così, spawn point, sennò mi sa che bughi il mondo. Va bene, ecco. Spawn point. Anche se secondo me l'abbiamo già buggato, che dovrebbe essere tutto di notte. Quindi scusate, ma mettiamo notte, che era tipo notte quando siamo entrati, ecco. C'è troppo sole, time set. Ok. Fa la linguaccia. L'hai segnato spawn point? No, l'ho segnato in mezzo al vuoto. Ma non ci posso credere! Ti spawnerai lì finito in mezzo al vuoto! Sì. Ma sei disumana! Perché te lo dimentichi di fare lo spawn point mentre stavi cadendo? Perché ho sbagliato! Impezzati qui subito! Subito, veloce! Veloce! Svegati! Fai spawn in fretta, vai! Ok! Sempre dovetti salvare dalle castagne sul fuoco. Andiamo, fufola. Perché va un po'. Però volevo vederlo da sotto. È sempre una meraviglia. Sembra praticamente un uncino che si conficca dentro il. Come fai? Che carino! No! No! Perché ti sei mossa? No, eri epica! Al momento giusto, 3, 2, 1 e ci sono! Vedo che anche tu ci sei, Dai, dai, devi partire prima, ti dico io via, aspetta, te lo dico giusto. Mettiti più vicina! Via, vai, vai, vai! Adesso bravo, sono troppo gentile. C'è un'altra! Va dall'altro lato! Al momento giusto! Non ti si può vedere, veramente. Press this for jump boost. Dobbiamo fare una corsa fino alla fine del tempo. Mi arrendo. Vai, press. E non mi ha mica saltato tanto, però, a me. Che mi abbia saltato tanto. Dove devi saltare? Bisogna saltare. Ah, perché l'ha dato a te, non a me. Ah, scusa. Allora, aspetta. Vai, cliccalo per te. Vai. Vai. E ora vai, corri. Via. Ok, ora tocca anche a me. Arrivo! Via un tubo vado. Arrivo! Addio! Mi ha causato non tipizzati, prova a fare. Che cosa brutta! Che cosa brutta! Ma è a tempo? Più o meno sì, perché non c'è. Perché non ci riesco in nessun modo? Almeno il primo pezzettino. Mamma mia, che strada cattiva! Bifido! E poi di qua? E poi di qua? Dove devo andare? Ah, di qua, non l'avevo visto, stavo andando la parte sbagliata! Ecco! Ma almeno il primo salto! Aia, per me se entro lì dentro c'è un boss! Guardo lontano, vediamo. Allora, clicca sul tasto e via! Ti guarderemo! Fallire! Ma almeno lo clicchi, control! Non è vero! Clicca il tasto e salta! Sul bordo, via! Bravissima, va laggiù! Brava, e poi ancora! Ci sei! E la mi raccomando, non saltare mai! Guarda solo sotto!
e segui la stradina pian pianino. Vai, vai, segui la strada, è lunga, torna indietro, è tutto un arzigogolo di roba. Ci sei quasi dal mio lato, da me, dall'altro lato, guardami. Saleta! Ho finito la velocità. Non ci posso credere. Vabbè, brava, complimenti. Non tutti neanche quello! Ma neanche quello! Come? Come hai fatto a stare così incapace? Aia! Sbrigati a venire! Ok. Siamo lontani dalla mia villa, quindi... Chi è lui? È Clan! Non potrai sopravvivere! Come? Ho detto che pugno al knockback è! Ah! Tenta, ci sta buttando addosso! I meteoriti, ma io li faccio mangiare i meteoriti. Vieni qua! Sbrifido, Gian Brifido, vieni qua! Ti odio! Gian Dago Bifido! L'avevo ammazzato Gian Dago Bifido, perché... Dove è andato? No, che ci fa piovere adesso? No! Le stelle cadenti, non ho ancora avuto tempo di esprimere un desiderio, un attimo! Voglio che questo sparisca come desiderio! No, cos'è? Pozioni belle, buone o cattive? Sono buone o cattive? Ma che siano, secondo te? Sono cattive, dici? Ah! No, scusate, ho letto male! No, quella non era un... Ah no, aspetta, possiamo lanciargli la roba a pugnetti. Mi ha ributtato fuori. Ancora fuori. Vieni qua, pugnetto che non sei perché altro. Perché non sta lui sotto queste cascate di schifo? Dov'è il pugnetto? Dov'è no, dov'è proprio? Eccolo qua. Attack! Sto facendo il suo onomatopeici. Creo il universo perfetto. Io non lo vedo, ma eccolo qua. Vieni qua. Dai. È morto. Ma ricordati le mie parole. Non è finita. Abbiamo completato questa parte e ora... Ancora questa gente. Non ci posso credere. È dalla prima puntata che ci seguivano, sono ancora lì. Adesso le fondamenta della villa sono disponibili, quindi possiamo andare a scoprire che cosa c'è qui sotto. Finalmente la resa dei conti finale contro Glenn, che non muore mai, no, perché no, torna no. sempre. Bisogna bruciarlo e spargere le sue ceneri in una scatola foderata di specchi. Ma veramente, questi specchi all'infinito, poi sfreghi un po' e diventa un genio. Illimitato, i poteri cosmici. E non conosco lo spazio vitale. Che carina. Da che lato era? Mi sembra da questo lato, praticamente questa villa è tanto carina quando non ci si capisce niente. Ho delle capre, sì, come animali domestici. Anch'io delle pecore invece. Che capre sono? Sono capre che perdono il pelo, ma non il vizio. Capre sono. Sì, vediamo un po', c'è il gabinetto, ma non ci interessa il gabinetto. Poi c'è il caminetto. Lo scantinet. Che bello. Poi c'è Skynet che lancia il Terminator contro tutti. Capitolo 4. Il basalto. Queste porte si aprono quando avrai sconfitto Glenn. Ci sta piovendo in capo. Sì, qui, praticamente siamo sotto il gabinet. 10. 12. Cosa? 13. Quanti diavolo sono questi cosi? Questo significa che non è assolutamente finita! Sorpresa delle sorprese! Non ci posso credere! Shortcut? C'è subito qua! E lei mi ha fatto tutte le gire per niente, quindi... Oh, sì, ma comunque non capisco... Dov'è la... Il tappeto rosa, però? Dov'è la strada che inizia? Tipo, ok, quindi quando torniamo basterà andare qua dritti, perfetto. E ora siamo pronti per scoprire che ci saranno almeno altri 5 universi. Almeno? Fleming, inverno, un po' poco inverno. Stavo provando se ti dava fastidio la neve. E effettivamente un pochino da... fastidio la Anche neve! Anche a te mi sembra. Ah, che brutto posto. Va bene, quindi scoperta incredibile. La serie va avanti ancora tantissimo. Prossimo universo, l'inferno fiammeggiante. Vi ringraziamo tantissimo per essere... stati con noi, questo mi preoccupa alquanto. Io non riesco a...
E alla prossima. Ciao.